No ragazzi, non potete immaginare. E perché mi metto la barba? Siamo in corso Vittorio Emanuele. Amici di Alessandro Tech World, siamo ovviamente a Milano e mi vedrete un po' affiatato perché siamo alla Babbo Runner di quest'anno. Ora siamo esattamente in piazzale San Babila, come potete vedere, e in realtà manca una cosa del video, manca il cappello, la barba. Saluta agli amici di Alessandro Tech World. Ciao. Com'è questa Babbo Run? Va bene, è bella? Molto bella, molto bella. Viene organizzata tutti gli anni, vero? Ok, sì, viene organizzata tutti gli anni. E tra l'altro sono qui anche con dei colleghi di lavoro. Praticamente consiste nell'andare in giro per Milano, 5 km, vestiti da Babbo Natale. E c'è un'iscrizione da fare, si paga 20 euro, ti danno tutto loro, cappello, sponsor honor tra l'altro. Cappello, salutiamo Fiona. E cappello, barba, sacca, con dentro alcuni snack e altre cose. E niente, sono tutte le strade chiuse, quindi un evento ben organizzato. Salutiamo Fred, ciao Fred. Ciao. Ok, collega di lavoro. E niente, ripeto, sponsor honor. E che dire, dai, un piccolo video per tenervi un attimino partecipi di quella che è l'attività e le attività che si possono fare qui a Milano. No ragazzi, non potete immaginare. E perché mi metto la barba? Siamo in corso Vittorio Emanuele a Milano. Siamo praticamente dei Babbi Natali in giro per una delle vie migliori di Milano per lo shopping. Accanto, dietro, abbiamo il Duomo, dopo ve lo farò vedere. Vediamo una figata perché praticamente c'è il 99,9% della gente che ci guarda, stupiti di vedere, credo, 400 Babbi Natali in giro per, ripeto, una delle vie migliori di Milano. Continuano a fotografarci in giro dappertutto perché, vabbè, non è normale. Adesso giriamo un attimo a destra, quindi non andiamo nel Duomo, però ve lo voglio far vedere. Quello là, presidente, è il Duomo di Milano. E noi giriamo qui a destra per proseguire sulla nostra meta. Dovremmo ritornare, tra l'altro, in zona Porta Venezia. Ci ha appena salutato un tizio, va bene? E niente, adesso siamo praticamente nella zona dove c'era l'espresso, vedete? Quindi zona centralissima. E niente, dai,